Il 2021 è stato un anno ricco di eventi. Abbiamo pubblicato tanti video, toccato vari argomenti e portato tante novità. Nonostante gli alti e bassi, posso dire che tutto sommato è stato un anno pieno di soddisfazioni. Sì, come quella volta che ho fornito urine alla mia colonia di Polyrachis dives. Sì, avete capito bene, urine. Per capire quale sostanza risultasse più gradita e perché. Il risultato dell'esperimento, come riportato nel video, è stato che sì, le urine sono state le più gradite per il loro alto contenuto di azoto. Poi c'è stata quella volta con le formiche argentine, l'Inepithema umile, con le quali ho ricreato in cattività l'unione di quattro piccole colonie provenienti da luoghi diversi. Avevo visto documentari e letto in alcuni libri che le colonie di questa specie non si combattono, ma creano delle alleanze, quasi sempre fondendosi in una colonia più grande. È stato davvero interessante vederlo con i propri occhi. L'esperienza con le formiche non sempre è costellata di successi, però. Spesso ci si dimentica la possibilità di fallire anche solo per una c***a apparentemente insignificante. Con Cerapachis sul Cynodis è andata proprio così. È andata male a causa di un mio errore. Non mi ero preoccupato di controllare che il cibo che stavo fornendo fosse idoneo. Nella fattispecie, avevo somministrato dei grilli infestati dagli acari. Questi acari, trovando un ambiente favorevole, vista la natura umida del setup di queste formiche, si sono riprodotti velocemente e hanno parassitato fino alla morte quelle poverette delle Cerapachis. È stato davvero triste vedere la colonia morire a causa di un particolare così stupido. Sarebbe bastato qualche secondo di osservazione per scongiurare questo risultato. E invece... Oh no! Anyway! L'occhio di agnello che ho dato alle crematogaster scutellaris è stato invece un successone, un avvenimento davvero singolare da registrare. A dire il vero, non mi capita spesso di fornire cibo dalla natura così inusuale alle mie formiche, e crematogaster scutellaris è una specie che si presta molto bene a questo genere di test. Ho osservato fino in fondo quanto queste formiche possono essere tenaci e generaliste in fatto di cibo. Per loro le proteine sono solamente proteine, indipendentemente dalla forma. Sono più che convinto che questo pasto particolare abbia contribuito enormemente allo sviluppo della prole delle generazioni future. Per non parlare poi dello sguardo degli altri clienti che si chiedevano cosa dovevo farci con degli occhi. Ma il mio macellaio conosce la verità. Ma io che cazzo ne so, scusa. No! Era maggio quando il canale YouTube ha raggiunto i 10.000 iscritti. Per me è stata la conferma del fatto che il nostro hobby piace e appassiona sempre più persone. Questa cosa mi stimola tantissimo a migliorare e a portare altri contenuti. Veramente? Ma che cazzo? Inoltre trovo che 10.000 iscritti sono davvero un bel traguardo per un canale che tratta un argomento di nicchia come questo. Attualmente siamo quasi a 15.000 e mi piace sperare che il numero di appassionati di formiche continui a crescere e far conoscere sempre più persone questo hobby. Parlando invece della community di Facebook, va detto che è un gruppo differente e dall'impronta filo scientifica bacchettona, in cui collaborano entomologi e keepers esperti, mettendo la propria grande esperienza a disposizione di tutti gli iscritti. Il gruppo è diventato il punto di riferimento nel panorama del landscaping italiano, e non. Gli argomenti trattati sono tantissimi e archiviati con vari tag che restano sempre disponibili a tutti. Abbiamo anche aperto Lens Hub, uno spazio virtuale che compensasse le rigide regole di Facebook in materia di scambio di animali. Al momento è uno strumento che non viene molto utilizzato e probabilmente non tutti sono a conoscenza della sua esistenza e del fatto che lì si è permesso trattare di argomenti che non sono concessi su Facebook. Nei prossimi mesi valuteremo se sarà il caso di mantenerlo o se, esaurito il suo scopo, lascerà lo spazio ad altro. First time. Parlando di cose che hanno preso una piega poco simpatica, la colonia di Tetraponera Rufo Nigra stava affrontando un periodo di crisi. Anche in questo caso la sorte della colonia è stata messa a repentaglio da un dettaglio apparentemente irrilevante, l'umidità. La mia preoccupazione era stata quella di fornirgli un setup naturalistico in legno, senza però aver considerato i parametri ambientali di cui queste formiche necessitano. Quindi, il nido in legno e l'impossibilità di poterlo umidificare a dovere stavano segnando la morte di questa colonia. Ma come ti ho fatto vedere nel video precedente, le cose sono drasticamente cambiate a seguito di diverse riflessioni e di un radicale cambiamento nel loro setup. Sì, insomma, ho cambiato loro il formicaio. Tra le lacrime strappastorie c'è anche la mia colonia di Polyrachis dives, una delle mie specie preferite che ho avuto il piacere di allevare per ben 5 anni. È stata la colonia che più in assoluto mi ha sperato contenuti per questo canale.
Grazie a loro ho potuto pubblicare diversi video con argomenti particolari. Forse vi ricordate di me per alcuni filmati istruttivi come la memoria delle formiche, coesione sociale, divisione del lavoro, vari esperimenti e aggiornamenti. Da agosto continuo, purtroppo, ad assistere al loro lento declino che non è ancora terminato. Detto questo, nella mia ricerca di un rivenditore serio che mi fornisse del cibo adatto per le mie colonie, sono incappato sul sito di Italian Cricket Farm. Questo fatto ha portato in brevissimo tempo ad una collaborazione. La serietà e la professionalità di questa azienda mi ha portato alla condizione di eleggerla come mio fornitore ufficiale e quindi di consigliarla a tutta la community. A questo si aggiunge l'accordo che ci ha fornito la possibilità di poter usufruire di un codice sconto per gli acquisti sul loro sito. Come ho fatto per gli animali da pasto, mi sono messo alla ricerca di nuove specie da portare sul canale, rivolgendo il mio interesse ad un rivenditore del quale avevamo già testato la serietà, Ants HQ. È un rivenditore che garantisce qualità ad ogni step del servizio, a partire dagli animali in ottimo stato fino alla spedizione con un packaging di tutto rispetto. Anche con loro si è raggiunto un accordo che permette a tutti noi di godere di uno sconto per gli acquisti sul loro sito. Il codice è Ants Italia. In sostanza, posso concludere dicendo che è stato un anno denso e stimolante, che mi ha arricchito tra eventi positivi e negativi e che ha portato informazioni ed esperienze che rimarranno a disposizione di tutti, qui su questo canale e sul nostro sito web. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.